Sono con Coach Anzaloni al termine dell'amichevole con la Virtus Roma. Dicevo con il general manager, fosse una partita di campionato potremmo dire clamoroso all'HSC, Virtus Roma 103, Ferentino 80. Cosa non ha funzionato questa sera? Beh, noi abbiamo giocato praticamente solo il primo quarto e quindi dopo abbiamo completamente smesso di giocare, per cui il punteggio rispecchia tre quarti giocati nettamente meglio da Roma rispetto a quello che abbiamo fatto noi, che è stato assolutamente insufficiente. Quindi, però direi non clamoroso, nel senso che io non so come la vedete voi, ma Roma è un'ottima squadra. No, sicuramente no. Diciamo che il pronostico della vigilia qui a Roma faceva prevedere una partita quantomeno equilibrata, ecco. Quindi volevo sapere quelli che potevano essere stati i problemi in questo scrimmage, a parte naturalmente quelli che conosciamo tutti, ossia Musso che non è arrivato per niente qui a Roma, e poi Imbro che è venuto a mancare durante la partita. Magari se ci dà qualche informazione anche su quei giocatori sarebbe molto interessante. Ma adesso Musso è in recupero, quindi presumo possa rientrare già dalle prossime amichevoli che faremo. Per Imbro è una cosa che è successa qui a metà partita, quindi sarà da valutare con lo staff medico meglio questa sera, quindi vedremo di che cosa si tratta. Perfetto, la stagione scorsa un ottimo quarto posto per Ferentino, poi alla gara 5 si è usciti con Treviso. Quest'anno qua Cianzaloni ha avuto la possibilità di curare la sua creatura sin dalle fasi di estive del mercato. Soddisfatto del roster che è venuto a completarsi, 5 conferme, 4 nuovi acquisti, 4 giovani promossi? Sì, per adesso diciamo che come squadra è abbastanza varia. Abbiamo abbassato di molto l'età e quindi anche la dose di esperienza dei nostri giocatori, e questo farà sì che ci potranno essere un po' più di difficoltà, soprattutto in fase di inizio stagione, a trovare il ritmo giusto. Questo, insomma, non dimentichiamo che abbiamo anche solo in quintetto, comunque Imbro per quanto affermato, un playmaker del 94, Carnovali e rookie Gilbert sono del 93, partito Benvenuti che è del 95, cioè in termini di esperienza ce n'è veramente poca. Quindi cerchiamo chiaramente di fare un ottimo campionato e di mettere, se non altro, la stessa carica e lo stesso entusiasmo che abbiamo messo lo scorso anno sui risultati. Ogni stagione fa gara a sé, noi abbiamo cercato di confermare dei giocatori sui quali pensiamo che possa essere una buona base, però poi lo scopriremo cammin facendo. Perfetto, allora non le rubo altro tempo, coach, le auguro buon lavoro, un in bocca al lupo per la stagione e ci vediamo presto. Credi, grazie.